Salve a tutti, eccoci qua con un altro video sulla Curio. Oggi vi faccio vedere in pratica il rilievo riempito, l'embossing pieno. Ho saputo che vi sarà poi un cartoncino adatto per fare questo tipo di embossing. Perché quello che uso io è un po' duro come cartoncino e forse ci vuole leggermente morbido. Quindi con il tempo poi, visto che la Curio ancora non è in Italia e questi sono esperimenti, col tempo verranno messe a posto in modo che sia tutto perfetto. Io adesso ve lo faccio vedere con il mio cartoncino. Ho trovato un cartone leggermente più morbido, come ho detto. Provo a farlo lì e vediamo come viene il rilievo pieno. Allora, ci prendiamo un'immagine dalla mia biblioteca, sempre per fare presto. Ci prendiamo questa farfalla. La rimpicciolisco un attimo, la seleziono e vado su quest'icona qua. E a differenza dell'altra volta che avevamo livellatura, dobbiamo cliccare rilievo. E qui dice che per il rilievo bisogna posizionare il materiale a faccia in giù. In questo caso, se abbiamo qualcosa di colorato, dobbiamo metterlo, cioè noi dobbiamo vedere la parte, diciamo, che è brutta. Perché le forme devono essere capovolte per essere riflesse orizzontalmente quando vengono inviate alla Curio. Allora, per capovolgere l'immagine, andiamo qua e facciamo 180 capovolto. Ok, ora andiamo sempre sull'icona per l'embossing. Clicchiamo rilievo e livellatura e mettiamo uno di questi. Io per questo consiglio o concentrico o spirale. Io metto concentrico e faccio un valore sempre basso, 0,1. E la mette blu. Ora dobbiamo andare in questa impostazione qua, incisioni e rilievo, apriamo opzioni e incisioni e mettiamo riempimento e spessa. Poi vedete qui che dobbiamo regolare le impostazioni taglio. Mi raccomando, nel cerchietto rosso andrà installata la lama per incisioni e in questo caso non ci serve. Noi dobbiamo installare la lama per il rilievo nel porto tensile 2, quindi nel blu. Mi raccomando, perché altrimenti non embossa. Fatto questo, andiamo a regolare le impostazioni. Allora, dobbiamo cliccare su avanzata. Se voi avete il cerchietto rosso evidenziato, dovete cliccare sull'altro cerchietto per farlo diventare blu, perché è in questo che dobbiamo mettere lo strumento rilievo. E in questo caso io ho scelto largo, metto una velocità 10 e uno spessore 33. Io in questo caso avevo messo anche la spunta in questo qui, perché presumo che mi faccia 2 volte la passata. E ora dovrei dare in via silhouette, e se vedete qui dice specchiato in rilievo, e vediamo come impostarlo.
Bene, ora andiamo a vedere come settare la macchina. Quindi abbiamo detto che dobbiamo fare l'embossing pieno con la lama più grossa, con la punta più grossa, che è questo nero. La dobbiamo mettere nella seconda posizione, quindi dove c'è il pallino blu. La mettiamo e blocchiamo. Poi inseriamo il cartoncino. Io ho preso questo qui, è leggermente più morbido, ma non di tanto. Però lo metto pari in alto e lo faccio aderire bene. Spingo dentro tutto il tappeto, accendiamo la macchina e carichiamo il lavoro spingendo le due freccette. Ora dobbiamo dare a invia silhouette dal software e facciamo. E vedete che va da quest'altra parte perché, come abbiamo detto, è specchiato. Quindi adesso farà tutto l'embossing pieno, poi appena finito ve lo farò vedere. Adesso non ve lo sto a fare tutto perché sarebbe troppo lungo, ci mette un po' di tempo. Mi raccomando, una volta che ha finito il lavoro, per scaricare dobbiamo tenere premuto la freccetta destra e vediamo il nostro embossing. Non so se rende, vedete? E abbiamo fatto la farfalla a embossing pieno. Infatti, dove sono tutte queste riempimenti? Questi no, che sono vuoti perché era proprio il disegno e questi sono tutti pieni. Bene, per ora questo è l'ultimo video che vi faccio perché quello per la puntinatura non riesco a farvelo perché il software non è ancora aggiornato. Per fare quel tipo di rilievo. Io ho provato e mi dà sempre errore, quindi deduco che sia proprio perché ancora alcune cose devono essere perfezionate. Ma vedrete che il tempo di uscire, perché come ho detto in Italia non è ancora uscita la curia, ho il tempo di uscire e vedrete che andrà tutto alla perfezione. Poi ci aggiorneremo con altri video quando saranno già tutti a posto. E niente, con questo io vi saluto. Per qualsiasi info che volete sapere o se volete prenotare la macchina, mandatemi un'email oppure scrivetemi un messaggio privato o mettetelo nel box in fondo, fate come più vi va meglio a voi. Con questo vi abbraccio, vi do un saluto e ciao al prossimo video.